Sono Flavio Girodengo, il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Denina Pellico Rivoira di Saluzzo. Ci scusiamo, ma quest'anno, per motivi di sicurezza, vi proponiamo una visita virtuale dell'Istituto. Il Denina Pellico Rivoira è il polo tecnico professionale del saluzzese. La nostra scuola, con un diploma quinquennale, vi offre una duplice chance: proseguire gli studi post-diploma universitari oppure inserirsi nel mondo del lavoro. Tutti i nostri diplomati hanno la possibilità di trovare lavoro senza alcun problema. Ora vi lascio in compagnia delle tre referenti che vi spiegheranno le caratteristiche dei corsi che abbiamo nei nostri tre istituti. Buona visita! Un saluto a tutti, sono Michela Ghigo, la responsabile della sezione ITIS Rivoira, facente parte del Denina Pellico Rivoira. Nella nostra scuola abbiamo due indirizzi, l'indirizzo di elettrotecnica e l'indirizzo di informatica. Nell'indirizzo di elettrotecnica i ragazzi lavorano in quattro laboratori: nel laboratorio di tecniche e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, il laboratorio di elettrotecnica, il laboratorio di sistemi automatici e, unico in provincia, il laboratorio di elettropneumatica. In questo percorso i ragazzi affrontano tutto ciò che riguarda il tema dell'energia, che è un tema quanto mai attuale se pensiamo alle auto elettriche, alla domotica e a tutto ciò che è connesso all'automazione. Nel percorso informatico lavorano nei laboratori di informatica, di tecniche e progettazione di sistemi informatici, sistemi e reti e nel laboratorio di telecomunicazioni. E in questo percorso i ragazzi affrontano tutto il mondo dell'informatica, non soltanto nell'utilizzo e nella creazione di sistemi, ma cercando di comprendere anche ciò che sta dietro a dei semplici click. Una peculiarità del nostro istituto è l'intreccio e la grande collaborazione tra i due indirizzi. Per esempio, per la costruzione di un robot, gli elettrotecnici si preoccuperanno di progettare, montare tutta la parte legata alla componentistica e ai circuiti, mentre i ragazzi del percorso informatico si preoccuperanno di generare i software relativi per il funzionamento del robot. Questo creando nei nostri alunni la grande capacità di lavorare in team. Mi chiamo Giacomo Galliano, ho frequentato il Denina Pellico Rivoira. Questa scuola mi ha permesso di entrare nel mondo lavorativo. Mi occupo di sviluppo web e applicativi vari in un'azienda di Busca. Ciao, sono Alessio Barale, ho 22 anni e ho studiato presso l'istituto il Denina Pellico Rivoira, in particolare all'indirizzo elettrotecnica all'ITIS Giovanni Rivoira. Ho conseguito la laurea triennale presso il Politecnico di Torino e sto proseguendo gli studi con la laurea magistrale in ingegneria elettrica, indirizzo e-mobility and smart grid. Io ho scelto di continuare a studiare, mentre molti dei miei compagni invece hanno iniziato a lavorare. Se anche tu sei indeciso come lo sono stato io, sappi che l'ITIS ti fornisce sia le competenze pratiche per poter continuare nel mondo lavorativo, sia le competenze teoriche per poter proseguire gli studi.